Allora, è sempre in diretta Moon Talk. Allora, continuiamo invece a parlare di notizie di attualità pesante. Perché è tutto collegato. È tutto collegato, esatto. Dal bianco di quello che dicevi te al bianco di un'altra cosa, cioè i giochi olimpici invernali a Sochi. Oh là, che bel paragone. Torniamo ancora in Russia, a Sochi, in cui praticamente ci sono un sacco di polemiche, perché sembra che i locali, appunto, che vengono usati per ospitare i giornalisti e gli atleti non siano ancora pronti. Quindi ci sono immagini fatiscenti che girano su internet fotografate dai giornalisti. Vedete, questi alberghi sembra quasi proprio ancora incompleti, no? In cui però, ma ovviamente, essendoci giochi, i giornalisti devono abitare. Io l'avevo detto una settimana fa che era tutto ancora in costruzione. In effetti è tutto ancora in costruzione. I giornalisti pubblicano le foto su Twitter, sembra quasi una gara a pubblicare la foto peggiore del posto in cui si è. Domanda. Sì. Da architetto quale potresti essere? Beh, un po' lo sono già, comunque. A metà, da architetto a metà. Ma quando uno progetta una cosa, non mette in conto che i giochi devono iniziare quel giorno lì? Sì, ma probabilmente poi ci sono dei contenziosi, magari piove, magari c'è brutto, non riesce a costruire, insomma, sono tante cose. Ah, non sai il Ted Mosby della situazione. Sì, devono continuamente aumentare il costo, magari non vanno i fondi, hanno completato dopo. E che poi sempre il problema delle Olimpiadi è che tipo quello che spendono è sempre la metà di quel che guadagnano. Esatto. E fatto sta che il deputato russo Dmitry Kozak ha praticamente detto che no, in realtà è tutto pronto, sono i giornalisti che danneggiano le strutture e poi fanno brutte foto per fare propaganda. Sicuramente. Infatti nelle nostre telecamere piazzate nei bagni abbiamo numerose foto di questi giornalisti che manomettono le cose. Ma un attimo, vuol dire che mi state spiando mentre faccio la doccia, faccio la pipì, faccio la cacca. Ma c'è qualcosa che strusa qua. Quindi sembra che il governo russo abbia installato telecamere di sicurezza nei bagni. Ma a scopo scientifico? A scopo scientifico, certo. In onore della scienza. Quindi tutti un po' inquietati, ma come, dai, magari toglietele, dai, non è che... E invece no, non si fidano e gli è scappato questo dettaglio e quindi sembra che... Ma sì, magari sono quelle cose che sanno da sempre ma nessuno dice. Sì. Tipo magari c'è la telecamera gigante mentre pisci ma però non ci fai caso. No, verde lampeggiante vuol dire spenta. Sì, certo. Non lo so. E poi dopo, no, ci sono anche le come si può dire, le atlete olimpiche russe. Infatti parliamo di Olga Graf, la prima atleta a vincere una medaglia che non se l'aspettava. Lei non aveva mai vinto niente, era la prima medaglia che vinceva ed è la prima medaglia del paese. No. E una volta che l'ha vinta, paese? La Russia, ovviamente. Ah, Russia. Nella gara di pattinaggio veloce ha vinto questa medaglia, non in preda gioia incontenibile, si è slacciata la tuta e insomma si è un po' denudata, ecco. Ma ha fatto vedere il capezzolo? Credo di no, però comunque questo ha destato tantissimo scalpore perché la Russia doveva Perché è molto bianca di carnagione. Sì, è molto bianca di carnagione, doveva fare bella figura. Infatti lei si vede che si slaccia, esulta, poi fa ops, ma sono nuda, e poi si chiude e fa no, scusate. Ma sai, sul momento magari non ci pensi, cioè secondo me non l'ha fatto proprio apposta lei. Ma sì, probabilmente non l'ha fatto apposta, però comunque cioè è molto innocente ma molto divertente. Ma sì, dai, guarda che faccia paciosa, cioè, alla fine. Sì. Sempre a proposito di gente che si denuda per i giochi olimpici invernali, abbiamo la 22enne slalomista libanese che si chiama Jackie Chamoun. Chi? Non so, una sciatrice del Libano. Ah, 22 anni, certo. E si è scoperto che aveva fatto un calendario senza veli sulla neve. Beh, non direi che non è male la cosa. Non era male anche lei, c'è da dire che non era assolutamente male. E poi dov'è il problema in tutto ciò? Perché era totalmente nuda sulla neve. Adesso noi abbiamo messo le foto in cui era vestita. In realtà era in topless e forse anche senza mutande, ma forse. Queste sono solo voci, non è certo. Voci di corridoio dicono. Lei, infatti, adesso il primo ministro del Libano ha chiesto all'assessore dello sport di vedere se è possibile squalificare quest'atleta perché rappresenta male il proprio paese. Un atleta che si denuda non è un atleta, secondo il libanese. In Italia guadagnerebbe punti. Ma sarebbe già ministro. Sì, sarebbe già. Vabbè, non diciamo dove. E poi dopo, sempre parlando di atleti, tu sai, in Russia c'è una grandissima protesta perché tutti i gay stanno protestando durante queste Olimpiadi, no? Sì, ma alla fine perché ci sono girate molte voci sull'omofobia, esatto, tutte quelle cose lì. Quindi a Sochi ci sono tantissime proteste. Fatto sta che però un atleta dichiaratamente gay, che è Iren Wust, ha vinto nel pattinaggio veloce 3000 metri, ha vinto una medaglia, forse non era l'oro, adesso non me lo ricordo di preciso. Beh, ma non è importante. Non è importante, comunque ha vinto e subito dopo ha abbracciato Putin, quindi rivelazione storica, Putin abbraccia anche i gay. Ed era anche contento. Putin era contento, ho visto il video, devo dire che l'aveva presa abbastanza bene. Magari gli ho toccato il culo. Non lo so, dai. Però è una è una che due anni prima, quando aveva vinto una gara, aveva baciato anche la sua morosa. Beh, lo sai, Putin, la storia di che girava quel video su internet. Cosa? Di un ragazzo che ha toccato le tette a 500 donne. Sì, sì, sì. E poi dopo l'ha stretto la mano a Putin dicendo: io ho toccato 500 tette. Ma secondo me a Putin piaceva questa cosa. Ma secondo me era apprezzata da Dio, una roba del genere.
avesse toccato 500 tette prima, no no 500 attributi sessuali maschili e poi avrebbe bellissima non lo so se l'avrebbe presa bene, ma quello forse no, però insomma le tette alla fine il video è anche spiritoso perché sì. Un po' diventa noioso perché sono 500 volte che vedo sì, in qua. Effetti però insomma si sta allora ci ascoltiamo la canzone? Questa è Danny Lyon in arrivo sul Moon Talk, canale Industry di Parma. Questo è See You.